The Blogger. The Blogger. Su Radio Si Serva Signora. The Blogger. The Blogger. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. È arrivato il momento della nostra Pinacoteca, una delle rubriche più attese, più amate, che chiudono come ogni nostro sabato il nostro appuntamento con The Blogger, perché Pinacoteca è una galleria d'arte del XX secolo e quest'oggi aprirà una sua mostra dedicata a un grande scultore italiano, ovvero Giuseppe Penone. E Giuseppe Penone rappresenta, a mio modestissimo giudizio, un punto di rottura rispetto a quella che è la tradizione dell'arte contemporanea, quella che è la tradizione dell'arte moderna. Per quale motivo? Perché se l'arte moderna ha come suo principio fondamentale il raggiungimento dell'immaterialità dell'oggetto artistico, o anche la defunzionalizzazione dell'oggetto artistico che diventa oggetto d'arte, che diventa arte a tutti gli effetti, basti pensare a un Duchamp, 1917, lui produce l'orinatoio, praticamente prende un normalissimo orinatoio, lo cambia di posizione, lo firma con R puntato e diventa un'opera d'arte, perché in Duchamp l'arte è fatta dallo spettatore. Duchamp dirà che sono gli spettatori a fare l'opera d'arte. E in tutta questa corrente assistiamo in uno scenario completamente rivoluzionato, a partire da Duchamp alle espressioni artistiche contemporanee. Basti pensare a un Damien Hirst, basti pensare a uno Jeff Koons, basti pensare all'italiano Maurizio Cattelan, dove l'arte diventa sempre più gesto, l'arte diventa sempre più idea. Ci sarà un importante teorico dell'arte, un estetologo che opera per lo più in America, lui sarà il teorico della pop art, Danto dice che per interpretare l'arte non abbiamo più bisogno dell'occhio ma della mente, la mente che deve essere operata non per un'interpretazione dell'oggetto artistico ma per cogliere l'idea, carpire l'idea che si cela dietro all'oggetto artistico, ovvero quella che è l'idea dell'artista stesso. E in tutto questo scenario, in completa rottura, si pone quella che è l'opera di Giuseppe Penone, perché Giuseppe Penone invece è uno scultore, lo scultore nell'accezione greca di arte, tecne, che significa manipolazione, che significa trasfigurazione della materia. Lui è un artista vero e proprio, lui è un artigiano, un produttore di artefatti, e in tutto questo contesto si pone la sua produzione anche fotografica, scultoria, di performance, ma soprattutto quella scultoria, di cui un esempio anche nella nostra pagina Facebook, che vi invitiamo a consultare come ogni appuntamento con la nostra Pinacoteca. Ma al di là dell'immediata fascinazione prodotta dai bronzi e dai marmi di Giuseppe Penone, della coerenza di un lavoro che ha saputo al tempo stesso ridefinire in quasi mezzo secolo la scultura, aggiornandone con esiti il valore assoluto pensiero, lavoro, immateriali sempre meno classici, atemporali, un altro dato sostanziale del suo lavoro è l'aver riammesso la natura nel discorso dell'arte, presenza che, dopo le avanguardie del Novecento, era stata definitivamente estromessa. Questa scelta di Penone colloca le sue sculture in una dimensione poetico-magica che produce ogni volta un senso di sorpresa, una serie di epifanie e incantesimi sul mistero più antico dell'arte, quello stupore capace di attrarre chiunque al di là delle sue cognizioni. Ma non è certo un esercizio di imitazione quello del maestro, è la sua piuttosto una, di nuovo magica, ricerca di integrazione con ambiente e paesaggio, un segno di lirico innamoramento e rispetto che non ha bisogno di attingere ad ecologismi di sorta, tanto è abitato dalla vita e da una conoscenza abissale, antica, primordiale, verrebbe quasi da dire.